Una station wagon serve a far viaggiare le famiglie. Una station wagon a metano come l'Octavia G-Tech serve alle famiglie per spendere poco. Il quanto poco e il quanto comodo lo verificherò io stesso guidando da Roma a Bologna con famiglia al seguito. Guardate la mia prova. Loro caricano e io vi dico qualcosa sullo spazio dell'Octavia. Sulla carta il bagagliaio ha una capienza variabile tra i 480 e i 1610 litri e nella vita di tutti i giorni si apprezza la sua regolarità, ma anche soluzioni pratiche come gli appigli per le buste e il piano double face per caricare materiali bagnati o sporchi. Tradotto significa che ogni viaggio si può trasformare in un trasloco. Spazio ce n'è davvero tanto ed è merito del pianale modulare del gruppo Volkswagen che ha consentito ai progettisti di ottenere un passo tra i migliori della categoria. Dunque dietro si viaggia comodi anche in tre, con tanto spazio per gambe e piedi e una buona dose di vani portaoggetti. Ma il punto di forza dell'Octavia a metano è il motore 1400 TSI a doppia alimentazione, progettato e montato direttamente in fabbrica, il che ha una serie di vantaggi. Innanzitutto si perde poco spazio nel bagagliaio, circa 100 litri, perché il serbatoio a metano è montato sotto al pianale. Questo Octavia non ha il doppio fondo rispetto alle altre versioni. E poi perché c'è un'integrazione perfetta nella strumentazione di bordo. Il computer ti dice l'autonomia a metano, l'autonomia a benzino e i vari dati di consumo medio, istantaneo e quant'altro. Ale, tu hai mai viaggiato su una macchina a metano? No, questa è la prima volta. Ecco, allora vedrai che rimarrai bello sorpreso da quanto spenderemo. Considera, dobbiamo fare circa 390 km per Bologna. Dimmi una cifra, spara una cifra. Non so il prezzo del metano, ma penso 40 euro. Tu dici 40, Patrizia? Io penso anche meno, 25-30 euro. Io scrivo. Ecco, Jacopo, tu segna, fai il notaio e... Ci giochiamo un caffè. Giocatevi fra di voi un caffè, sì, o dei tortellini se volete, visto che andiamo a Bologna. Noi lo vedremo, diciamo, fra circa 2 ore, lo sapremo, 2-3 ore. La cosa importante da dire e da fare, poi guardare sulla mappa del navigatore, perché c'è una funzionalità specifica su questo Octavia, il distributore che è sulla nostra strada, perché sapete che la rete di stazioni di servizio a metano non è così capillare come per il benzina e diesel, ed è importante anche chiamarli per verificare che è aperto, perché i self-service non funzionano sui distributori di metano, quindi non deve essere chiuso. Ovviamente se non si trova il metano si può fare un regolare pieno di benzina, perché c'è un serbatoio di 50 litri, dunque a secco non si resta mai. Quando è che ci possiamo fermare per magari andare al bagno? Posta tecnica, quindi pausa pipì, al prossimo distributore, nessun problema, quando la natura chiama... Bisogna rispondere. Assolutamente. Altre differenze rispetto alle versioni dell'Octavia benzina e diesel non ce ne sono, anzi devo dire che questa versione a metano mi sta sorprendendo, perché ha una fluidità incredibile questo motore e anche un'elasticità di marcia con il cambio manuale a 6 marce che è ottima per un'auto fatta per viaggiare. Tra l'altro stiamo viaggiando a pieno carico, ora sono a 120 km orari fissati con il cruise control adattivo. E in che senso adattivo? Adattivo nel senso che mantiene la distanza di sicurezza della macchina che precede, cioè tu fissi la velocità e poi la macchina frena e riaccelera autonomamente quando ti avvicini troppo alla macchina davanti. È comodissimo per i lunghi viaggi. E poi c'è anche un sistema che ti mantiene la carreggiata, anche questo disponibile fra gli optional, e quindi quando tu vedi, io mi avvicino adesso alla riga tratteggiata e il volante mi corregge, quindi è fatto anche questo per le distrazioni, insomma, per evitare le distrazioni di chi guida. L'assetto della G-Tech è morbido, pensato per i lunghi viaggi autostradali, appunto, e si sposa con la buona insonorizzazione dell'abitacolo, quindi i chilometri corrono veloci. Bene ragazzi, direi che ci siamo anche in riserva, quindi possiamo fermarci.
detto 40? 25-30? Siete fuori strada. 13,77. Mamma mia. Capito, sì? Questo è il costo che, insomma, della tratta Roma-Bologna fatta con, insomma, metano a pieno carico, quindi pure neanche in una condizione favorevole. Voi pensate poi che per chi viaggia tanto, fa tanti chilometri, come si può andare ad abbattere il costo? È sempre così. I costi del metano lasciano a bocca aperta quando li provi per la prima volta. Per intenderci, con una buona auto a gasolio avremmo speso esattamente il doppio. Va detto che finché la rete di distributori non sarà capillare, bisogna abituarsi all'idea che per risparmiare è necessario pianificare i viaggi. Ma io sono convinto che una famiglia attenta alle spese può tranquillamente organizzarsi, e per risparmiare questa Octavia G-Tech è un'alleata perfetta.